Luciano Ravenni, detto il bestia cane, per forza Sancho punto e tal. Allora, prima di tarra me l'ha fatta proprio pensare. Bestia cane, lo vogliamo spiegare perché? Perché è un tuo modo di dire, no? No, è un modo mio, bestia cane, da qui poi prendano spunto anche il gruppo e lo staff tecnico e gira di giro condizionati tutti e diano bestia cane. Ecco, perché tutti diamo, ma perché lo chiamate bestia cane? Così almeno da diretto interessato l'abbiamo saputo. Allora, veniamo alla prima squadra, un pensierino allo 0-0 di domenica scorsa a Rignano, un punto che ci ha permesso di arrivare alle finali playoff regionali chiaramente, e l'obiettivo che ci eravamo prefissati dopo che purtroppo il primo posto se n'era andato. Sì, ma noi insieme alla proprietà non ci siamo mai tirati indietro, noi si è sempre detto che questo gruppo deve fare un campionato di vertice, l'abbiamo fatto. Siamo secondi, rimane un po' l'amaro in bocca perché noi sinceramente il girone d'andata abbiamo sprecato grosse occasioni e l'abbiamo pagato, però sinceramente ci si meritava noi di andare in Serie D, perché per la rincorsa che si è fatto e per l'organico e per la società e per il campo sicuramente ci si meriterebbe di andare in Serie D. Senti, dal lato della tua esperienza ormai pluriennale, diciamo così, da allenatore e prima ancora da calciatore, questo mesetto di stop che ci vedrà protagonisti, perché ricordiamo che giocheremo il 4 di maggio, può condizionare un po', soprattutto sotto l'aspetto fisico, la squadra? No. Con la rincorsa che abbiamo fatto a livello psicologico, a livello mentale, i giocatori hanno proprio bisogno di fare una sosta perché hanno bisogno di calare la tensione, di stare tranquilli. Questa settimana sarà una settimana di divertimento. Facciamo allenamento mercoledì, giovedì e venerdì, poi il mister le lascia liberi sabato e la domenica, poi da lunedì si riparte e sono due settimane intense e lì ci ributtiamo a livello mentale e fisico per affrontare questa finale. Senti, Castelnuovese o Sestese, chi pensi potrebbe essere non da parte nostra avvantaggiato, però chi ti piacerebbe incontrare? Ecco, formuliamo la domanda così. Ma senti, a questo punto chi passa passa, noi come abbiamo dentro lo spogliatoio, il mister, noi la finalissima noi la giochiamo con grande intensità, ci abbiamo un contentino in più perché noi con tre risultati ce ne va bene due, per cui noi vedrete la squadra sarà a livello mentale, poi se passa la se stesse è una squadra giovane, è partita con dei propositi di fare un buon campionato, salvarsi e poi si è ritrovata in quella classifica lì, sono una squadra giovane, non hanno nulla da perdere, invece la Castelnuovese è partita proprio per vincere il campionato e ha speso tanti soldini, quando tante squadre nel nostro girone dicano noi abbiamo avuto il coraggio di esprimersi, ma tante squadre come la Figlinese, come tante altre, la Bucinese, e se non vuoi vincere il campionato non si prende Menechini, capito? No, quello è vero, si prende. Si fa con il nostro organico e si va tranquilli, invece l'appetito viene mangiando, erano in testa alla classifica e poi hanno fatto la fine, hanno fatto, però gli organici erano meglio di noi. Certo, senti, l'ultima cosa, sabato 26 c'è questo appuntamento ex azzurri, ex viola, te sei uno degli organizzatori, in pochi secondi descrivici un po' cosa accadrà appunto sabato al Felice. Allora, sabato 26 aprile ci sarà un grande evento che Esposito ha curato, siccome è nel calcio, Massimo Esposito ha curato gli ex azzurri. Io, Sciabini e Rauche abbiamo organizzato con gli ex azzurri, vale a dire sarà improntata sia ieri, oggi e domani, vale a dire la mia epoca, l'epoca di Bargellini, di Cassiolato, e l'epoca di questi che c'è ora, faranno parte di 4 o 5 giocatori, però
verrà fatto una grande partita, invito tutti gli sportivi. E sarà soprattutto un incasso in beneficenza. Certo, ci sarà Rigano, ci sarà Baiano, ci sarà il nostro grande presidente che l'affiancherò insieme a Baiano e ne vedremo delle belle.